Chiusura dei centri di accoglienza e tagli alla burocrazia per facilitare l'ottenimento dei permessi di soggiorno ai migranti. Sono le richieste dei rappresentanti di Lasciateci Entrare, un movimento che da 11 anni chiede non solo la chiusura dei centri per i migranti, ma anche maggiore trasparenza sulla gestione di questo tipo di strutture. Stamattina è stato organizzato un presidio davanti al centro di Pian del Lago e i componenti di Lasciateci Entrare sono tornati a far sentire la propria voce, ponendo anche l'accento su presunti abusi nei confronti dei migranti da parte delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi si è verificato un tentativo di fuga proprio dal centro di Caltanissetta ed erano state diffuse anche in quell'occasione notizie in merito a presunti abusi, ma la questura aveva smentito tali circostanze. Il presidio nasce, alcune realtà sono Lasciateci Entrare, Borderline Sicilia, Rete Antirazzista Castanese, Darci Sicilia, per denunciare i lager e in particolare il lager di Caltanissetta, il CPR, il centro di detenzione di amministrativa, perché per noi sono luoghi di ingiusta detenzione, di abusi e di violenza contro le persone migranti. Ci sono state delle proteste, ci sono state delle denunce relative a non assistenza, relativa a, in particolare a violenza da parte delle forze dell'ordine che dovremo ovviamente appurare. Noi siamo accanto ai reclusi che combattono ogni giorno contro questo tipo di galere dove entrano soltanto perché non sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno. E la soluzione è chiudere i CPR, noi non vogliamo una forma di detenzione né di criminalizzazione delle persone migranti e chiediamo una regolarizzazione per tutti, documenti per tutti, la possibilità di vivere degnamente per tutte le persone. Questa è la soluzione.